anche nel 2019 continuerà la settimana della cucina italiana nel mondo, organizzata dal Ministero degli Esteri con il supporto delle altre realtà istituzionali a partire dal Ministero delle Politiche Agricole. Ed è importante una cosa: innanzitutto io ho dato un sostegno fin dalla prima settimana della cucina italiana nel mondo, ma siamo alla quarta. Devo dare atto al Ministero degli Esteri di aver mantenuto una capacità di continuità di questa iniziativa, e questo è il primo apprezzamento, perché in Italia molte cose vengono annunciate, poche vengono poi fatte, ma ancora meno sono quelle che continuano, e quindi quelle che hanno una durata sono il segno che funzionano e c'è qualcuno che non solo improvvisa ma fa. E la settimana della cucina italiana nel mondo, che si tiene sempre a novembre e si terrà anche quest'anno nel mese di novembre 2019, quest'anno sarà in particolare dedicata a un tema molto interessante: l'educazione alimentare, e io ho chiesto di aggiungere l'etichettatura, la conoscenza delle etichette e di cosa significa veramente Made in Italy. Perché? Perché l'anno scorso sono stati oltre 2000 eventi in oltre 120-130 paesi del mondo che hanno raccontato la cucina italiana a tutte le persone, italiani e non italiani soprattutto, che nel mondo amano la cucina italiana ma molte volte non riescono nemmeno a distinguere se un prodotto è veramente italiano o no. E è importante il tema educazione alimentare perché? Perché è in corso un'offensiva delle multinazionali del cibo che, utilizzando un tema giusto, la lotta alle malattie derivanti da una cattiva alimentazione, soprattutto l'obesità, che è diffusa, ma anche il diabete. E quindi che succede? Che a livello internazionale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a dire che bisogna evitare di usare troppi zuccheri, di usare troppi grassi, anche di usare troppo sale, e quindi volevano mettere un'etichetta con dei semafori che dicano che il verde è quando un prodotto non ha troppi sali, troppi zuccheri e troppi grassi, e poi è rosso quando invece ci sono molti grassi. Questo in apparenza può sembrare una cosa giusta, in realtà nasconde un obiettivo diverso. Perché che succede? Che con questo tipo di etichetta un olio extravergine d'oliva, che sono grassi, ma grassi buoni peraltro, e di cui tu non ti bevi certo mezzo litro di olio, avrebbe un bollino rosso, quindi è pericoloso. Una bibita gassata, piena di roba addizionata, con aspartame e sostanze che magari hanno sistemi diversi di zucchero, sarebbe una cosa buona. Quindi che cosa vogliono ottenere alcune multinazionali del cibo spazzatura? Che, cercando di diventare più salutiste, quindi invece di mettere zuccheri pesanti mettono zuccheri articolati diversamente, invece di mettere dei grassi sani come quelli dell'olio extravergine, mettono altri tipi di sostanza che magari hanno un minore indice di grasso ma più additivi, coloranti, conservanti, quelle sarebbero meglio dei prodotti naturali. Ebbene, noi siamo riusciti già a contrastare all'ONU, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa assurdità, che ha dietro però potenti lobby, perché è chiaro che noi abbiamo l'obiettivo di ridurre l'obesità, il diabete e le malattie derivanti da una cattiva alimentazione, ma dobbiamo farlo educando le persone a mangiare bene, a mangiare prodotti naturali, a mangiare prodotti sani, non a mangiare prodotti artificiali o, come dire, roba addizionata con varie sostanze chimiche. E soprattutto ci vogliono imporre di mangiare nel pianeta gli stessi prodotti tutti standardizzati, uguali in tutto il mondo. Non è che mangiare una cosa in odore, in colore, in sapore, che ti riempie la pancia ma non ti dà vero nutrimento, è una cosa buona. È una cosa negativa, è buona solo per chi produce prodotti tutti uguali, che sono magari scatolabili in modo semplice, fatti nei posti dove costa meno, magari sfruttando la manodopera o i bambini, come succede ancora, ahimè, in tante parti del pianeta, invece che fare un prodotto che è a chilometro zero, che ti arriva dal territorio, che è fatto in modo sano e di cui ovviamente devi fare un'alimentazione equilibrata, perché è chiaro che se la pasta è buona, ma se uno si mangia ogni giorno un chilo di pasta, sta male. Quindi il tema è educare all'uso intelligente e logico dei prodotti buoni, piuttosto che cercare di spostare il tema per fare un regalo alle grandi multinazionali. Ecco perché la settimana della cucina italiana nel mondo avrà come importante segnale quello di educare alla dieta mediterranea, perché è evidente che se in Italia siamo uno dei paesi che ha la più lunga aspettativa di vita del pianeta,
e tutti dicono che è dovuta alla dieta mediterranea, quella dieta mediterranea è fatta di prodotti freschi, di ortofrutta soprattutto, e di prodotti trasformati che sono trasformati ma mangiati in modo ragionevole. Quindi non mangiare molta carne, mangiare, come dire, in modo equilibrato, per esempio, oltre ai cereali, i legumi. E mangiare soprattutto molta verdura, ma magari una verdura che è senza pesticidi, quindi non con dentro la chimica. Quindi le informazioni che noi vogliamo nelle etichette è sapere magari quel prodotto dove è stato fatto, qual è l'azienda agricola, se quell'attività agricola è svolta in un'area che è vicino a un'autostrada, che magari quindi è anche inquinata per gli effetti dell'autostrada, o in un'area dove c'è maggiore attenzione agli equilibri ambientali. Quindi queste sono le informazioni che il cittadino deve avere. Ed ecco perché la settimana della cucina italiana del mondo deve essere un'occasione per parlare di buona educazione alimentare. Io ho dato la disponibilità e noi come Fondazione Verde faremo un'azione durante la settimana della cucina italiana del mondo proprio contro l'agropirateria, coinvolgendo il grande lavoro che fanno anche forze dell'ordine come la Guardia di Finanza, che all'estero fa azioni di contrasto all'agropirateria, e cercando anche di spiegare ai cittadini che amano la cucina italiana che una vera cucina italiana non è solo fatta dalla ricetta italiana, ma quando il prodotto è un vero prodotto italiano di qualità, quando la mozzarella di bufala è vera mozzarella di bufala, o quando, se parliamo di uno spaghetto trafilato in bronzo, arriva davvero da una tradizione, da un grano duro fatto secondo la tradizione e nel territorio della Repubblica Italiana. Quindi un impegno importante e una grande sfida per novembre 2019, che però parte da adesso. E quindi io ringrazio sia il direttore generale Enzo De Luca, direttore generale del Ministero degli Esteri, che ha avviato 4 anni fa questa iniziativa di promozione del Made in Italy, in questo caso enogastronomico. L'hanno fatto anche in altri settori molto belli, come il design, per esempio. E soprattutto devo ringraziare tutte le realtà, a cominciare dalla Federazione Italiana Cuochi, che ha mobilitato i cuochi in tutto il mondo per queste iniziative, e a tutte le altre realtà che stanno dando una mano per rilanciare il ruolo della cucina italiana del mondo. Non dimentico mai che anche uno dei volani di questa campagna sarà l'arte del pizzaiolo napoletano, perché la pizza è il prodotto più venduto del pianeta, però è anche un prodotto italiano e può essere un grande veicolo per far capire che i prodotti italiani sono fatti da un'agricoltura sana e di qualità.